È arrivato il trailer di Fortnite OG. Possiamo vederlo anche andando qui. Andiamo quindi qua a destra e troveremo Fortnite OG 3 novembre dove vogliamo atterrare. Mi raccomando, se anche tu vuoi ricevere il pass battaglia in regalo da parte mia, ti do 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like. Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu un pass battaglia gratuito qui su Fortnite. Beh, se appunto se questo video raggiunge ben 100 like andrò a regalare il pass battaglia il 3 novembre. Ok, stiamo tirando d'opulenza come sempre. Dovete soltanto aspettare altri 15 secondi perché ora vi farò vedere il trailer della nuova season. Non si chiamerà season 5, ma si chiamerà Season OG, ragazzi, non sto scherzando. Beh, allora cosa stiamo aspettando? Vi faccio vedere il trailer. Ok, allora faccio partire il timer. Volevo dire, faccio partire il video fra 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo a vedere un orologio, pinnacoli pendenti, nuove skin, nuove armi, Season OG, Fortnite OG Battle Royale. Questo è il trailer, sì, questa è la prima parte del trailer, questo è appunto un teaser, perché se ora andiamo a vedere sul canale ufficiale di Fortnite, ok, la dove bot. Ecco appunto, quindi andiamo sopra, troveremo questo qua, esattamente questo, andiamo ad aprire, e ora raga, qui mi raccomando, attivate il promemoria. Ci sono ben 2214 giocatori in attesa. Beh, appunto, quest'altro premiere durerà, appunto, questo video durerà esattamente 1 minuto e 3 secondi, dove ci farà vedere tutta quanta la nuova season. Quindi come sempre, e poi uscirà il video del pass battaglia. Quindi il pass battaglia, quanti livelli sarà questo pass battaglia, visto che questa season durerà appena un mese, sarà ben 50 livelli. E vi starete pure chiedendo, ma se io non ho il pass battaglia, magari mi manca qualche V-Buck di pass battaglia. Beh, numero uno, il pass battaglia costerà molto in meno, non vi so dire quanto, però costerà molto in meno. E ci saranno circa 300-400 V-Buck gratuiti se andate appunto a shoppare questo nuovo pass battaglia. Inoltre le skin sono tutti quanti dei remix tra skin del capitolo 1 e appunto hanno deciso di mettere questo remix di queste skin e saranno presto sbloccabili, come per esempio la skin della Renegade Rider e tante altre. Ora parliamo di qualcosa che ritornerà come il jetpack, voglio dire proprio chi si goda del vecchio jetpack, non solo, anche i go-kart, il lanciarazzi. Andiamo a killare questo nemico qui. Ok. Vabbè. Avremo la K47, la Decoy, il fucile da caccia, le armi appunto che abbiamo visto nel trailer. Avremo delle texture, oggi soltanto quelle appunto degli alberi e dell'ambientazione, tranne il cielo e il terreno. Ah, e la grafica sarà la stessa. Questa appunto sarà l'immagine, vuol dire questa appunto è l'immagine della nuova mappa. Però sapete che all'inizio non sarà così, pian piano si modificherà tipo ogni settimana o anche prima, ogni tipo 2-3 giorni. Avremo gli airdrop di snowboard, nuova skin personalizzabile, vi dico che è davvero molto figa. Penso che alcuni di voi non vogliono vedere qui Silix, ma in ogni caso ecco qua appunto delle immagini del pass battaglia, appunto anche il fucile a pompa e tanto altro. Vabbè, comunque mi è crashato Fortnite, mi raccomando, codice Coding Gamer 582, noi ci vediamo al prossimo video, bye.